Grande festa per la riapertura a Coppito del Centro Polifunzionale Canada, accompagnata da reading di poesie e saggi di danza, musica, torneo di scacchi e sport. Da oggi gli studenti universitari tornano a riempire di vita il centro, un servizio essenziale per le attività di studio, ricreative e sportive. A gestirlo è l'azienda per il diritto agli studi universitari. La struttura è stata interessata da lavori di manutenzione e messa in sicurezza. C'era grande bisogno di riavere quello spazio che sarà a disposizione, questo è nelle intenzioni, non solo degli studenti, ma anche della città e delle associazioni locali. All'evento centinaia di studenti, vertici ASL e le istituzioni. Nell'area verde ci sono già 55 aceri, in segno di ricordo dei 55 studenti che hanno perso la vita nel 2009. Accanto a questi lazzo ha voluto piantare un ciliegio, in segno di speranza. Un punto di riferimento importante il centro, anche per la sua vicinanza a servizi e all'università. In questi anni molto si è fatto affinché la struttura potesse riaprire. Significato è la ripartenza dopo anni di lavoro duro, e la ripartenza in una struttura che è nata per gli studenti, e che sarà riaperta agli studenti all'Aquila, città universitaria, all'Aquila città con tutte le sue associazioni e con quanti vorranno collaborare alla crescita culturale di questa bellissima città. L'Aquila deve essere, già lo è, ma lo deve essere ancora di più, deve tornare e avere ancora un nuovo slancio per essere una città che include, che attrae, deve essere una città digitale, una città che offre servizi per ragazzi. L'università, la città, il comune, la regione, Lazio deve essere un perno, deve essere un tutt'uno insieme per dare la possibilità alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi di venire da tutta Italia, di venire da tutto il resto del mondo. Cioè un progetto che lancia, che vede anche come momento di inclusività internazionale.